Aiuto! Ma che sono? Oh mio Dio! Oh, miseria! Sono giganti! No. Attenzione! Ok, grazie! Congelali! Congelali vai, tutti! Vai, vai, vai. Sono enormi sti cosi, ma io me li ricordo anche, io me li ricordo. Attento col martello, per piacere! Ok, stai lontano, l'importante stai è che dietro, stai lontano. Stai dietro. State tutti lontani un pochino, eh? Tutti un po' lontani, a me non fanno quasi nulla. L'importante è che non vi avvicinate voi, ok? Anna, ci sei? Dove sei? Certo, sono dietro di te, ti stavo curando! Ok, quest'ultimo è morto pure. Bene. Erano solo questi? Sì, sembra di sì. Fermi, spero di sì. Non toccate niente. Allora, prima di tutto voglio la bacchetta anch'io in mano, perché a volte è molto utile. Poi, Anna, devi sempre averla lì. Continua a curarmi, mi raccomando, quando Tessa, serve. Non ti preoccupare, ti copro le spalle. È un tocca sana. Ora, il mostro è lì. Quindi, appena guardalo, noi ci avviciniamo, probabilmente lui ci attaccherà. Ok, noi siamo pronti però, non vi preoccupate. Fate andare avanti me, anche se la mia armatura praticamente non ce l'ho più. Con le cure di Anna ce la faccio. Immagino che anche le vostre armature siano un poco consumate. Quasi, quasi, guarda. Guarda, c'è la possibilità che quando noi usciamo da questa dimensione il mondo non lo troviamo più. Quindi sinceramente delle armature mi sto preoccupando meno. Hai perfettamente ragione. Andiamo, pronti? Adesso è il momento. Sei pronto? Sì, io sono pronto. Voi siete pronti? Noi siamo dietro e attacchiamo con le bacchette. Sì, 3, 2, 1, andiamo. Guardate quanto cacchio, cioè è orribile. Ma voi lo vedete? Sì, è orribile. Certo che lo vediamo. Sembra tipo un sacerdote. Hai visto che ha anche una staffa di fianco? Sì, sì, sì. Eccolo! Attenzione! Oh, si è alzato, si è alzato, si è alzato. Ok, vedi, vedi. Oh, occhio! Tira le teste di Wither, vediamo quanto male gli facciamo. Abbastanza, abbastanza. Non è così forte. Provo a congelarlo, ci provo soltanto. Ok, prova solo una volta. Bravissimo, bravissimo. Funziona, ottimo. Buona. Però spara lo stesso. Ragazzi, spara lo stesso. Attenzione, state dietro, non fatevi colpire, non sappiamo quando potrebbe lanciare qualcosa di diverso. Ti sei rotta la matura, l'hai tutto. Tranquilli, non vi preoccupate, me la cavo io. Tanto, ragazzi, non mi fate toccare. Non vi fate toccare, ok? Perché? Cosa c'è? Praticamente mi pare, potrei sbagliare, però vedete che lui ha due cose, c'ha la staffa. Con la staffa ti tira le teste di Wither, nell'altro tentacolo ha un libro. Con il libro ti uccide. Quindi non fatevi toccare. Ma istantaneamente? Appena ti tocca, istantaneamente, non vi fate toccare da lui. Per niente al mondo. Ho paura di avvicinarmi, provo a congelarlo. Solo quello, vattene. Non posso. Non voglio che nessuno muoia, non abbiamo più piume, ok? Non abbiamo più piume. Non possiamo morire. Continuate a colpirlo solo da lontano. Anna, hai capito? Solo da lontano. Certo, io ti sto cercando di curare. Ma non riuscito. Basta, Stefano, va bene così, basta. Non fare l'eroe, non fare l'eroe. Io non gli posso fare proprio. Voglio dare la mano. L'hai già data, basta. Adesso continuiamo a colpirlo solo da distante, ok? Io lo fulmino così. Guarda, guarda che... Ma muore, lo uccidiamo. Attenzione, non ti avvicinare troppo. No, tranquilla. Troppo. Tranquilla, non mi avvicino, continuate a colpirlo. Mi sembra anche di vedere che se ti avvicini troppo ti risucchia tipo, perché io adesso io non mi posso muovere, raga. Io sono tipo per un attimo cosa mi ha bloccato. Ero tipo mezzo bloccato, non potevo andare avanti. Probabilmente ti stava attirando con quel libro. Sì, probabilmente non sappiamo quello che può fare, quindi può essere. Raga, finiamolo velocemente prima che dai, poco, per okay. Favore. Tanto non ti avvicina però. Tranquilli, io non mi avvicino. Il problema è che a volte è lui che attenzione! Mi toglie, tipo è come se io non potessi più controllarmi. E mi spinge verso di sé. Però l'abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta, dai. È andato. Dai, i tuoi colpi. È andato. Non avvicinatevi. Coppio. Non avvicinatevi. Fermi. Sta facendo qualcosa, non è morto. Che succede? Guardalo. Fermi. È tipo come se stesse. Tipo, sembra che sta esplodendo perché sta facendo delle scintille. Allontanati. Non avvicinatevi neanche voi, mi raccomando. Cosa cacchio sta succedendo? Ma cosa sta succedendo? È un'esplosione. Credo che esploderà breve. Occhio! Ti risucchia. Vedi, risucchia, ve l'ho detto. Allontanatevi. Dietro i muri. Via, più lontano possibile, raga. Più lontano possibile. Ancora di più. Allontanatevi tutti all'angolo. Arrivati, sta al muro qua. Guarda cosa sta diventando, è tipo una stella, è tutta un'esplosione di luce. Ma cosa sta? Anna, lo vedi? Oi! Sì che lo sto vedendo, sta continuando ad attirare. Lo sapevo che esplodeva. Però noi eravamo abbastanza lontani e non ci ha fatto niente e ha dato solo esperienza. Come solo esperienza? Solo esperienza. La bomba. Non era lui. Forse qui dietro. L'unica possibilità è che magari qua sopra sì, ci fosse qualcosa che non abbiamo visto, ma no, non c'è niente. Non ce n'era un altro da ammazzare. Sì, mi pare che ce n'era un altro, sì. Però è tutto diverso da come noi abbiamo visto. Non è più così. Questo posto non è come l'abbiamo visto noi. Io ricordo che noi, quando siamo venuti in questa dimensione anni fa, ormai pochi si ricorderanno, non era così, era molto più piccolo e non c'era un tempio. Ma io ricordo che lui doveva dare tipo un frammento di qualcosa per andare avanti. Sì, ma è diverso, è tutto diverso da come è successo anni fa. Quindi non lo sappiamo. Ma non lo so, probabilmente perché l'intruso ci ha messo il suo zampino. Lui modifica i mostri, modifica i posti, modifica tutto. Ma modifica anche sta roba, gli dei antichi. Certo, sì, certo, li sta usando per l'apocalisse. Li stava usando per fare l'apocalisse. Probabilmente, se noi abbiamo fermato tutto, avremo la fortuna di non vederli. Ma altrimenti, quando usciamo nel nostro mondo, vi assicuro che troveremo qualcosa di gigantesco ad aspettarci, se ci va bene. Comunque ma mi ricordo una cosa. Ma tu sei sicuro che nella libreria non c'era nulla? Sì, sono sicuro, purtroppo. È soltanto estetica, non è niente di importante. Però mi ricordo una
una cosa. Mi ricordo che sempre anni fa, e qui mi dispiace escludere un po' quelli che ci seguono da meno tempo, ma non vi preoccupate, vi spiego in breve. Praticamente mi ricordo che saltando giù, ma è un ricordo però, come saltando eh? Giù? Sì, saltando no, giù. No, lo ricordo anch'io come cosa. Noi ci eravamo trovati da ste isolette in un'ultima dimensione di questo mondo, che si chiamava la dimensione del reame oscuro, che era praticamente il fondo. Questa è proprio come se fosse, voi immaginatevi, l'old man ti intrappola in una specie di purgatorio, come se fosse una sorta di, anzi quasi inferno. E il dark realm, che è l'ultimo strato del purgatorio, è come se fosse lo strato che ti separa dall'inferno, capito? Quindi l'ultimo strato sottile prima della dannazione eterna. Ok, è tutto un po' un mischione. Ma moriamo? Non dovrebbe succedere. Non dovrebbe. Però non me lo ricordo. Ma magari è stato modificato anche quello, che ne sappiamo? Potrebbe essere, effettivamente, se l'intruso volesse ucciderci è una buona idea. Però lui non può sapere che noi prova queste cose. Prova solo uno di noi al massimo. Beh, No, o tutti o nessuno. Tanto non sappiamo nemmeno che troviamo fuori da qua. Cioè non sappiamo nemmeno se abbiamo un allora, castello. Allora, fermi. Allora, o tutti o nessuno è una bellissima cosa da dire. Però è meno furba da fare, mi dispiace, perché in questo caso non abbiamo ancora però finito. Ci stava. Sì, però ci stava, ragione, però no. Non quindi se gli altri possono andare avanti, almeno possono trovare una piuma, magari salvare quell'ultimo. Abbiamo sempre speranza, quello si può fare quando ormai si è arrivati proprio alla fine, noi forse non lo siamo. Quindi deve provare uno di noi, però dobbiamo tirare a sorte praticamente, dobbiamo decidere. Io ovviamente non posso provare, anche no, perché... No, assolutamente, tu sei l'unico che non può andare. Poi non potrei più registrare le avventure se morissi, quindi deve essere uno di voi. Uno tra voi tre, purtroppo. Mi lancio io. Sei sicuro? Vorrei farlo anch'io. Immagino però... che tutti voi siate disposti. Non è questo il punto. Sì, esatto. Ok, Mario, sei tu il primo che l'ha detto. Sei convinto di volerlo fare effettivamente? Tanto non penso che fuori troveremo qualcosa. Quindi non lo so. Sei negativo. Va vale bene. Tutto per tutto. Ascoltami bene. Effettivamente Mario ha un po' di cose da sanare. Suoi peccati di in precedenza fatti, tra cui aver aiutato l'intruso, averci nascosto l'apocalisse, l'ultimo. Averci nascosto il fatto che tu potevi controllare l'intruso qualche volta quando eri trasformato. A proposito, non è che negli ultimi minuti hai visto con gli occhi dell'intruso per caso qualcosa? No, niente, niente. Forse lui ha forse probabilmente l'intruso ha interrotto questa cosa nel momento in cui Mario ce l'ha detto. Può essere. Ascolta, non ti posso dire altro, prova, ok? Sei pronto? Vado, Vai, dai, ci devi dire soltanto cosa succede. Vabbè, dai però, cammina, forza. No, no! Ho capito, non è che ci dobbiamo perdere tempo, non importa, non c'è da essere pronti, ti ho fatto un favore. Allora? Vedi non qualcosa? Non so molto, sto entrando in un'altra dimensione. Perfetto ragazzi, andiamo? Funziona. Aspettate però, aspettate. Ok, sei sicuro? Cioè, dici qualcosa? No, sto in un'altra dimensione, tutto okay, andiamo, oscuro. È quella, andiamo ragazzi, andiamo tutti. Andiamo. Okay. Aspetta, mi ha detto tutto oscuro. È quello Mario, Stefano, ma è quello. Ma tutto oscuro non ci fa bene. Tranquilli, scendete, venite. Ok, è buio, è molto buio, questo è il tenere. È molto buio. Tutto nero. È molto buio. Ricorda un po' il posto dove andavo a fine io. Sì. Potrebbe essere questo, effettivamente il cielo è oh, completamente cavolo. Buio. La terra non è completamente nera, però magari se eri in una stanza buia, effettivamente magari poteva bloccato sembrare. Bloccato in cielo pure, anche, chissà. Anche, sì, in cielo, su un'isoletta non di un blocco. Non avrei mai pensato che avremmo veramente visto quel posto. Io a certi momenti ho anche dubitato che esistesse realmente quel posto, fate conto. Pensavo che Mario ci raccontasse fesserie, e invece sembra essere la verità. Quindi scusa, da questo punto di vista ti devo le mie scuse. Non voglio ma se sicuro, veramente quel posto messibile. Esiste significa che qui l'intruso c'è. Scusate, la finite di fare i cori voi due? La smettete? Non vi sembra abbastanza difficile la situazione? C'è bisogno? Mario e Anna? Mario? Hai ragione, scusa. Mario? No, non lo faccio più. Guarda che da un momento all'altro basta poco perché io torni a pensare di te peste corna, Non è che perché ci hai aiutato un momento io dimentico tutto. Penso. Ma anche io. Comunque Anna, di che cosa vuoi? Veloce. Che probabilmente se veramente questa è la dimensione nera in cui finisce Mario, l'intruso è sicuramente qui. Può essere. Non è detto. Può essere. E magari anche... ha anche più potere visto può che essere... ci trascina Mario. Può essere soltanto che l'intruso relegasse Mario in un posto dove non poteva la usa essere come con prigione. Noi. Esatto, la usa come prigione. Ci sono anche qui dei draghi. La cosa curiosa è che questi draghi sono i ovunque. Nidi almeno sono ovunque, in qualsiasi dimensione noi siamo e andati. Ricordati ovunque. Ovunque. Il problema adesso è trovare anche qui. Cerchiamo di non essere stupidi come prima. Ok, guardatevi intorno per favore. Certo. Io vado in volo un certo. attimo. Voi invece guardatevi intorno nella zona iniziale. Perché in teoria, questa collina. Se noi siamo nati all'inizio, qui in questo punto qua, e nell'altra dimensione precedente, il tempio che noi andavamo cercando era proprio vicino. Potrebbe essere che anche in questo caso il tempio che noi cerchiamo sia molto vicino a dove siamo ma stati generati. Ma sei sicuro che sia un tempio anche qui? Penso di sì, una cosa sotterranea. Anche perché qui veramente non c'è niente. Sembra tipo abbandonato. Non lo so. Lo so. È proprio uno strato.
completamente morto. Anche buchi e simili, eh. Io ho guardato in giro nella zona iniziale, vi assicuro che questa volta non c'è niente, non c'è un villaggio, non c'è assolutamente niente, non c'è neanche e l'intruso. E se fosse sottoterra? Può essere tutto, però il problema è che noi non abbiamo tempo infinito e se l'intruso decide di attaccare il castello mentre noi non ci siamo col suo esercito, lo troviamo piallato, anche se l'apocalisse non fosse avvenuta. Dobbiamo sbrigarci, dobbiamo trovare la maniera di... Ma cosa stiamo cercando oltre il tempio? Stiamo cercando l'ultimo mostro, l'ultimo antico che possiamo sconfiggere, cioè Sacktot, che lui dovrebbe dare la bomba. È lui che ce l'ha. Ma è pieno zeppo di creature, le vedi? E un attimo fa non c'erano, eh. Queste sono tipo anime dannate. È pieno, forse è pieno. Siamo vicini. Può essere, può essere. Venite con me, vedo che ce ne sono tante verso avanti da questa parte. Proviamo ad avvicinarci, non dovrebbero essere chissà quanto forti, spero. No, infatti fanno schifo, ragazzi. Occhio, ammazzano. Sotto. Si ammazzano velocemente. Ti dai. Ti sta seguendo, attento. Tranquillo. Ma sono troppi. Ti fanno dei. Oh mio Dio. Vomitano tipo. Oh, cavolo. Guarda, vedi? Vomitano roba tipo ombra, fumo, non lo so. Invece quegli altri vomitavano sangue, quelli del reame precedente. È vero, hai ragione. Attenzione, continuiamo. Venite anche voi, però, eh. Non abbiate paura. Ma fai a stare davanti. No. Sì, sì, tranquillo. Oddio, no! Oddio mio! Non vedo più niente! Avevo un cuore, ho completato. No, raga, curati, oh mio Dio. Anna, curalo. Anna, però sei niente, pregata. Aspetta. Anna, sei pregata di essere utile. Non mi interessa se non vedi niente, porca miseria. Accecano. Io mi distraggo un attimo, vado a finire morto. Anna, smettila di fare quel cavolo di non scudo. Non devi andare avanti, sei l'unico senza l'armatura. Io me ne ero completamente dimenticato di questa cosa, completamente concentrato su altro. Anna, non fare più lo scudo, non lo fare più. Lo so, avevo anche cosa succede adesso? Dai, li hai visti i fulmini in lontananza? Li ho visti, sì, attenzione che ci sono altri. Stavano di quei cosi. Di qua. Attenzione che ci sono altri di questi cosi. Andiamo verso i fulmini, magari c'è qualcosa. Potrebbe essere l'intruso, però non è furbo andare verso di lui, ragazzi. No, che non è furbo. No, però dobbiamo controllare. Dobbiamo controllare lo stesso. Se vediamo che l'intruso, scusa, non decidiamo. C'è mai niente di buono quando ci sono i fulmini. Infatti secondo me è lui, ve lo dico. Secondo me è lui. Però da quella parte pure non è che era buono, c'era pieno di quei cosi. È qua, È lui! È lui! È nascosto! Porca miseria, stava nascosto! Non ha senso che si nasconde e poi fai fulmine. Dai, attenzione! Attenzione! Ma che vuol dire? Vuole avvicinarsi a me, tipo, è vicino a me. Dai, attenzione, fatti occhio indietro! Non credo che faccia nulla in realtà. Cioè, mi sembra arrabbiato, però. Fino a un certo punto, in realtà. Ha creato. Oh. Che succede? Non fatevi toccare, non fatevi toccare. Io. Oddio, è vero. Attenzione! Questo. Raga, io vedo però. Questo io vedo. Di sotto, Lion. Tranquilli, tostate. Siamo tutti qua, non vi muovete, ci penso io, mi dà nausea. Cerca di starti vicino, così ti posso curare. Oddio. Lo vedo. Raga, io devo allontanarmi un attimo. Raga, io sento. Via. Tranquilli, sono accecatissimo. Tranquilli, allora, voi non vedete nulla, non vi preoccupate. Lo uccido io e Anna, non metterti davanti. Stefano e Mario, buoni. Muore, lo uccido io, non vi preoccupate neanche un po'. Ok, Anna, tienimi in vita. Tu continua a curarmi. Non ti preoccupare, io ti tengo in vita. Ok, è abbastanza forte. Stefano e Mario, fermi, non distraetemi. Ma malissimo. Non distraetemi. Quando ti vomita addosso quella specie di fiato di ombra, fa veramente male. Ti acceca, ma fa anche male. Anna, spostati. Anna, perdonami. Ok, l'ho quasi ucciso, tranquilli. È andato. Ce la fate, raga? È andato. Allontaniamoci. Allontaniamoci, che anche lui esplode. Ok, ora ci vedo. Anche lui esplode. Via. Tutti via. Via. Ma se troppo qualcosa qua sotto, venite qua sotto. Stefano, silenzio, okay, per carità. È morto. Ok. Ci sono una infinità di mostri. Ok, Mario e Stefano, visto che non avete combattuto prima e avete l'armatura, io non ce l'ho. Andate voi, uccidete tutto e raccogliete quello che ha dato. Io spero che ci sia la bomba. Perché se non c'è la bomba, dobbiamo prima qui togliere di mezzo tutti questi. Andate. Vai, Mario, vai dentro e prendi le cose. Vado. Di più, dovete parlare voi due. Andiamo, vai. Vai, uccidi Mario, raccogli tutto, io uccido. Vai in mezzo. Avete preso, aspetta, qualcosa? Controllo. Se ti sicuro. Dovete dirmi se c'è sta bomba. Se non è qui. Ce l'ho. Ok. Toglietemi sti cosi di dosso. Calmi. La smettete di urlare come aiuti. Dei deficienti, per favore. Ma porca miseria, ma che c'avete? Uccidiamo tutto, dai. Accecano, non vedo più accecano. Nulla. E allora c'è bisogno di cagarsi addosso. Scusa, Anna, per favore, mi spari addosso. È l'unico modo che ho per riuscire ad ucciderli. Allora, non fate nulla, li uccido io, va bene? Li uccido io. Però, allora, io vi devo fare una tirata d'orecchia a tutti qua. Perché io sono l'unico senza armatura. Ci devo andare io. Perché quella là, più da lontano, con la spada di diamante in mano. Io non ho È l'unica cosa che ho, per io curo. Scusa? Non lo so, non la devi tenere, ok? C'hai la spada laser, mi sembra. C'hai la spada laser. Mi posso interrompere un attimo per questa? No, aspetta. Poi, tu... Ah, non vedo nulla, sei andato. Ma non ti ho visto però. Più io. Non ti ho visto sono più. Sono andato. Poi, tu altro. Porca miseria, a parte, vabbè, idea mia è di farti prendere a te la bomba. Però, per favore, me la puoi dare. Perché non è che mi fido così tanto di lasciarla in mano a te.
Oh, ok, è ce l'abbiamo. Quello che ci serve, ti prego, dimmi che è quello. Penso di sì. In teoria si chiama sempre Oblivion Death Bomb, però diversamente da quella che abbiamo visto l'altra volta, questa farà un meglio a non tenerla neanche troppo in mano. Anzi, la metto proprio nel sacchetto dell'Ender Chest. Questa qui è tutta nera, con soltanto una banda bianca e una gialla. Ovviamente questa noi non la possiamo posizionare qui, perché rischiamo poi di non poterla più prendere. Andremo a metterla direttamente nel laboratorio dell'intruso. Andiamo subito. È la cosa più urgente che dobbiamo fare. Immediatamente, sì. Il problema è, dobbiamo... Allora, aspetta, perché qua sto un attimo confondendo, Anna. Se io l'ho messa dentro il sacchetto, ce l'ho neanche nell'Ender Chest, giusto? Certo. Ok. Certo. Allora possiamo andare Basta direttamente. Basta recuperarla di là. Perfetto, andiamo. Siete pronti? Andiamo nel laboratorio? Vai, vai. Glielo distruggiamo con questa. Glielo spacchiamo a pezzi. Non ne rimarrà nulla. Non importa se distruggiamo anche le piume. L'importante è che non le abbia neanche lui. In modo che quando facciamo mangiare il suo cuore... Ma faremo in tempo a uscire poi. Non lo so. Ma se noi moriamo nel suo mondo, chi se ne frega, cioè? Intanto non ci dobbiamo andare più. Ok, bene. Siamo tutti vicini, giusto? Siamo tutti qua. Ti siamo tutti insieme. Qua, sì, sì, sì. Ok. Allora, ascoltatemi. Non abbiamo tanto tempo. Dobbiamo sbrigarci prima che l'intruso si accorga che siamo qui. Quindi, dobbiamo andare insieme per ora. Almeno finché non troviamo un'altra keycard per farvi aprire le porte. E dobbiamo decidere dove vogliamo andare. Ci sono le guardie dell'intruso lì davanti, le vedi? Sì, le ho viste. Ascoltate, ci serve praticamente un posto centrale. Allora, prima di tutto dobbiamo trovare un Ender Chest per recuperare la bomba. Per riprenderla, certo. Secondariamente ci serve un posto centrale del laboratorio dove possiamo... Potremmo salire sopra. Il massimo del potremmo danno. Potremmo vedere dall'esterno, esatto. Bravo Stefano, mi piace, va bene. Ok, qualcuno si ricorda dove bisognava andare per uscire all'esterno, non però... Di là. Non di là, assolutamente. Mi sembra da di qua. Dobbiamo andare nella zona di basso contenimento. Ok, venite anche voi, seguitemi, mi raccomando. Magari, se abbiamo fortuna, potrebbe essere anche che troviamo direttamente la Ender Chest. Può essere. Magari sta qua vicino, sì. Ecco, qua siamo nella diramazione dove praticamente capitiamo sempre. Quindi forse qui c'è qualcosa, vi ricordate se era qua? Dovrebbe essere qui da qualche parte, aspetta, apri qui. Sì, qua c'era qualcosa, mi ricordo che qua c'era. Forse qui. Quasi usciva, mi ricordo. Usciva, però siamo vicini anche a dove c'era la Ender Chest. Serve la Vieni bomba prima. Ok, venite. Ok, dividiamoci, facciamo prima dividiamoci. Cioè, vabbè, io vado con Anna, voi due andate a vedere da sopra e vedrete tipo... Rompi la porta. Fate capire, sì, rompete la porta, chi se ne frega a questo punto. Dovete capire qual è un punto dove dobbiamo andare per andare verso il centro del laboratorio. Dobbiamo fare il massimo del danno, dobbiamo distruggere... Ok, saliamo qua sulle montagne. Praticamente tutto. Cioè, ora, c'è una zona, sicuramente c'era quella zona dove lui creava il suo esercito. Però secondo me ci conviene proprio rompere quanto più possibile. Anna, mi ti ricordi? Mi sembra che era di qua. Ma ti ricordi o stiamo andando a vuoto? Non dobbiamo andare a vuoto. Mi sembra che era di qua. Sì, questa salire, qui, eh? Questa qui. Ok, noi ci siamo, raga. Noi ci siamo. È qua dentro, Anna. Sei sicura? L'Ender Chest. Sì, è quella lì, l'Ender Chest. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo, raga. Ce l'abbiamo. Recuperate Ottimo. La bomba. Non c'è la bomba. Ma come non c'è la bomba? È come se fosse tornata indietro. È tornata indietro alla volta che noi volevamo portar via il drago piccolo. A me è arrivato un oggetto. Cosa vuol dire arrivato? Ma come arriva? Ti è arrivato un oggetto? Te l'ho io, raga. Mario. È vero, ce l'ha in mano! Ce l'ha in mano Mario! Mario ha la bomba? Ma che vuol dire? Ci sta Stefano qua a guardarla! Oi! Lion, corri! Che cavolo! Non è possibile! Cos'è stato? Lion, allora, l'hai sentito? Prima di tutto, aspetta, fermi. Ognuno fermo, ok? Fermi dove siete, non muovetevi. Ho sentito il rumore, quella specie di ruggito. Quello era Evil Lion, Lion intruso. Non muovetevi, non facciamoci scoprire. Non siamo più possibili. Fuori noi! Silenzio, vi ho detto! Il problema è che Mario non dovrebbe assolutamente avere la bomba. Perché ce l'hai tu? Spiegami. La Stefano, non lo so, ho messo... Dai, non la voglio! Stefano, prendila tu invece, è meglio. Non ci fidiamo di Mario, potrebbe usarla. Ok, me l'ha fatta droppare. Mi fa come piacere. Come te l'ha fatta droppare? Che vuol dire l'ha fatta droppare? Silenzio, tutti e due. Mario deve dare la bomba a Stefano. Stefano deve stare zitto e smetterla di dire cagate. Ti va bene dire smetterla di dire fesserie, Stefano? Va bene. Aspetta, è qua fuori. Lo so che è qua fuori. E che facciamo? Siamo visibili. Voi avete capito in che direzione dobbiamo andare, bravi? State più fermi possibile. Avete capito in che direzione dobbiamo andare per raggiungere il centro del laboratorio, Mario e Stefano? Sì, siamo qua sopra. Benissimo. Adesso noi arriviamo da voi, insieme ci mettiamo in marcia. Stefano, appena io arrivo mi devi dare la bomba, va hai bene, capito? Subito. Bene, sì. andiamo, veloci. Ok, vieni, eccolo, di qua. Eccolo, attenti. Veloce. Ci sta attaccando, scappate. Anna, di qua, vieni, ci sono, sei sicura, Anna, sei sicura? Sicurissima, di qua, vieni. Ci stai inseguendo, Anna, non ti voglio mettere ansia, ma ci stai inseguendo. Corri. Ci stai inseguendo abbastanza, aspetta un attimo. La porta qua davanti, la devi aprire tu. Aspetta, gli provo, posso provare a sparargli? Aiuto, Anna, vai avanti, ho una spada, vai, No, assolutamente no, gli sparo, se viene verso di noi, guardalo.
Non ho più colpi, non ho più colpi, non ho più colpi. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Correte da noi. Ci siamo, però adesso dobbiamo metterci a correre. Anna, veloce. Uscite, uscite, state fuori. Vai, qualcosa per bloccare. Corri. Vai, 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 vai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Dobbiamo scalare sta montagna e andare verso di qua. Raga, dobbiamo essere veloci. Io c'ho il piccone, però non so se ce la facciamo. Controllate i Volion che arriva da dietro, se arriva. Guardo io le spalle. Ok, potete salire da qui, da qui. E poi passiamo, entriamo direttamente qua dentro. Quindi praticamente dobbiamo andare verso la direzione alla, qui, di fronte a me ora. Sì, 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 lì. Ok, andiamo, venite, venite, veloci, veloci, veloci. Qua dentro. In fretta, veloci. Ok, qui, 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 nella cella. Veloci, Mario, Mario. Dai. Sto arrivando, sto arrivando. Vai. Muoviti. Porca miseria. Poi mi devi spiegare tu. Mi devi spiegare per quale motivo al mondo tu avevi la bomba e io non avevo la bomba. Ti non prego. Non ho idea. Dai, a proposito, fermati, fermati. Cosa c'è? Ah, sì, giusto, giusto, giusto. Prendi, okay. Corri. Oh, okay, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Cosa c'è? Cosa c'è ora? Cosa c'è? Ma la smettete di dire idiozie? Ai! Basta! Ma che c'hai? Che ma c'hai? Ma perché avevo la bomba? Oh, capi, calmati. Non è che serve a fare così, Tutto cagato addosso. Tutto, tutto. Oh, ma la smetti? L'abbiamo recuperata, basta. Ti prego, spiegami perché ce l'avevi tu. Lo devo sapere. Non ho idea, appena siamo usciti fuori e tu hai detto di aver aperto l'ender chest, a me è arrivata. E comunque i Volion è lì dentro, quindi vi direi diamoci una mossa, va dobbiamo bene? Dobbiamo andare di là, mi sa. Non è quella la direzione, ma lì vedi che ci sono le torrette di guardia. Ok, di qua, dritto da questa parte, giusto? Di qua, sì, guarda, la vedi? Lì c'è una delle torrette di guardia, lì okay. È la zona centrale. Va bene, allora saltate, venite, venite con me, sbrigatevi. Io cerco di aprire, non perdiamo tempo, stiamo passando da fuori. Secondo me è furbo passare da fuori, perché almeno lui non ci può vedere. Qua cerco di fare una specie di scaletta e cerchiamo di passare il più inosservati possibile, va bene? Dai, la zona centrale dovrebbe essere qui davanti, su quel cucuzzolo, lo in vedi? In teoria sì, è vero, perché da quella parte c'è la parte esterna del laboratorio. Da quell'altra parte c'è dove eravamo prima. E quindi qua in mezzo dovrebbe essere tra una e l'altra, giusto? Esatto, qua sotto dovrebbero esserci altre celle. Ok, c'è un ultimo dubbio che ho io, Mario. Quale? Perché la bomba che ho io adesso non si chiama più Oblivion Death Bomb? O almeno si chiama così, ma se io vado a leggere il nome, quando lo tengo in mano, ha un nome completamente scritto in rune. Scusami? Davvero? Sì. Non lo so, non lo so, veramente. Ma finisci, la cosa vuol dire non lo sai. Tu lo sai e come? Vedi di far venire fuori la verità. Te l'ho appena detto, a me è solo arrivata. Non ci credo, è una fesse, è una è l'idiozia più grande. Ti ricordi il cristallo, quello lì che generava l'esercito dell'intruso? Sì, è vero. Anche il nome di quel cristallo era scritto in rune. È vero. Mario, fai venire fuori la verità. Io sta cosa non la uso. È questa, veramente. Non è questa, Mario, non è questa, ce l'avevo io. Poi ce l'hai tu e hai il nome scritto diverso. Stai, digli qualcosa, non è possibile che sia questa. Ma te l'ho già detto prima. Che è stranissimo. Scusa, ma se non tu è questa. Tienila in mano tu, scusa. Ma perché non tenerla in mano? Guarda come si chiama, lo vedi anche tu il nome scritto in rune. Non si tutte rune, non si legge nulla. Vedi, no, non so io, non so io. Vabbè, quindi non è la non stessa. Non è che Mario c'ha il potere di portare indietro le Ender Chest. Ascolta, non è quella che era la nostra. Ora, che sia colpa sua o no, non lo so. Ma se poi non detto, è colpa tua. Ma è comparsa in mano, quindi esatto. Gli ha data una persona soltanto. Sì, sì, sì. Te l'ha data l'intruso, Mario. Questa qui non è quella vera. È probabile, raga. E quindi che facciamo, scusa? Non funziona? Secondo me non funziona. Cioè, perché lui ce la dovrebbe dare? Perché dovrebbe aiutarci a distruggere il suo stesso laboratorio? Scusa, è impossibile. Può manomettere anche l'Ender Chest? Raga, a quanto pare sì. E comunque, se ce l'ha data lui, secondo me non possiamo usarla.